Buonasera, buonasera e benvenuti a Storie, le emozioni della vita. Questa sera con noi c'è un atleta fenomenale. Ha cominciato da bambina nella sua Chieti e poi ha vinto tutto in giro per il mondo. Nella sua carriera, tra Olimpiadi, campionati mondiali, campionati europei, ha conquistato due medaglie d'oro, dieci medaglie d'argento, sei medaglie di bronzo. Ho letto il suo curriculum sportivo e artistico e fa venire quasi il mal di testa per quante cose ha fatto ma lei è la dimostrazione vivente che eh, talento, sacrificio e forza di volontà alla fine ce la fanno sempre a storie Fabrizia d'Ottavio buonasera buonasera, buonasera Pietro è un piacere essere qui come sta tutto bene benissimo benissimo grazie per contenta. essere qui allora facciamo una cosa guardiamo subito un video che ripercorre la sua carriera eccezionale da Chieti fino al tetto del mondo, la voce è quella della nostra Federica Peluffo e poi torniamo qui. Perfetto. È nata sotto il segno dell'acquario, ma è una farfalla a cinque cerchi, come quella che l'accompagna in ogni momento dietro la spalla destra, l'essere impresso sulla pelle. Fabrizia Dottavio, una vita dedicata alla ginnastica ritmica, tra clavette, cerchi e nastri. Ha vinto tutto, due medaglie d'oro, dieci d'argento e sei di bronzo, da raccontare a figli e nipoti. L'argento conquistato con la forza dei sacrifici alle Olimpiadi di Atene 2004, proprio la terra in cui è nato il mito olimpico, un sogno realizzato proprio nel momento più difficile, dopo due infortuni. Leggendario poi l'oro ai mondiali di Baku 2005, l'impegno per lo sport prima di tutto una dedizione senza confini che nel 2004 le valsa anche l'onorificenza di ufficiale concessa dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Fuori dalla pedana l'abbiamo vista esibirsi nei teatri e in TV, dalle Iene a Zelic, anche come commentatrice sportiva per Sky. Fabrizia, una olimpionica che nella sua carriera ha sfidato le leggi della fisica, vive le sue giornate sotto il segno delle emozioni o della razionalità? Beh, Diciamo un pochino entrambe, io penso che serva un pizzico di ciascuna delle due nella vita, eh, serve avere i, i piedi ben piantati per terra ma anche un po' la testa fra le nuvole, insomma non eccedere né un senso né nell'altro. L'emozione che la rappresenta di più in questo momento della vita, quale sarebbe? Penso che in questo momento della mia vita sia la scoperta, eh, perché da un anno e mezzo a questa parte la mia vita è stata interessata da un cambiamento importantissimo perché sono diventata mamma e una cosa totalmente al di là diciamo, di tutte le esperienze bellissime e grandiose che ho fatto, eh, ovviamente legate allo, spo allo sport e allo spettacolo, e, però appunto come, come ho detto è una scoperta, è un'emozione grandissima perché eh, mi trovo a vivere un ruolo nuovo, un ruolo... Che penso si impari giorno dopo giorno, non ci sono libri o persone che possano insegnarti fino in fondo cosa tu debba fare. E quindi sì, è proprio un'emozione: l'emozione della scoperta. E invece quando gareggiava com'era dal punto di vista caratteriale? Eh, allora, diciamo che il lavoro sul carattere è stato costante, eh, da, dai 5 fino ai 25 anni che sono stati appunto l'arco temporale eh, nel quale ho fatto ginnastica. Eh, io di mio sono una persona piuttosto riservata, mi piace molto conoscere persone, parlare, però sono comunque riservata e questa mia, fra virgolette, timidezza mh, un pochino l'ho dovuta plasmare, perché ovviamente in pedana entravo da sola. E lasciandomi tutta la sicurezza alle spalle, le allenatrici, lasciando i genitori sugli spalti, lasciando magari anche il peluche che quando ero piccina mi dava forza, lo dovevo lasciare a bordo pedana e quindi ho dovuto lavorare parecchio su me stessa, grazie ovviamente all'aiuto delle allenatrici, e poi delle mie compagne di squadra di nazionale. E ho imparato ad acquisire tanta sicurezza. Ovviamente la sicurezza penso che non si acquisisca mai in maniera totale, perché di fondo sappiamo sempre che puntiamo alla perfezione ma forse la perfezione non, non la raggiungeremo mai tentiamo di fare il meglio e, e quindi ho cercato di acquisire quanta più sicurezza possibile questo sì come si domina la tensione prima di una gara del genere? Eh, la tensione può essere una brutta bestia ma nel momento in cui la si gestisce diventa un'arma potentissima perché l'adrenalina penso che sia l'energia più grande che possa attraversare il nostro corpo in qualsiasi situazione della vita e, e quindi con l'adrenalina non c'erano infortuni che tenevano, non c'erano paure che tenevano, si andava, e non si sentiva nulla, non si sentiva la stanchezza, e, però anche questo tipo di gestione andava allenato e la nostra allenatrice in questo era, era grandissima, come lo era dal lato tecnico lo era anche sotto questo aspetto. Noi in allenamento cercavamo di... Di ripetere o comunque di, di ricreare tutte le possibili condizioni del campo di gara in maniera tale da, da ridurre al minimo le, le incognite o insomma tutti quelli che potevano essere i pericoli, fra virgolette, di, una, di un campo di gara uh, diverso dal solito. E, e quindi, proprio in palestra, sperimentavamo la, la risoluzione di qualsiasi problema si potesse presentare. Questo ci dava. Tanta tranquillità, poi ovviamente il caso è il caso, quindi durante la gara poteva succedere qualsiasi cosa. Però questo ci aiutava appunto ad assumere un atteggiamento il più possibile tranquillo e andare in pedana, consapevoli del lavoro fatto. E adesso lontana dalle gare, come si sente? Più libera, più tranquilla? Quando guardo le gare? No, lontana dalle gare. Ah, la lontana dalle gare. Eh lontana dalle gare. sì e no. Nel senso che poi mi sono accorta che in realtà quel, quell'ansia da prestazione o comunque quell'emozione che avevo prima di entrare in pedana, eccetera, poi si è ripresentata in tanti altri contesti della mia vita, anche totalmente diversi. Ed ogni volta si è trattato di dover lavorare su me stessa, perché magari è vero che di base ho imparato a gestire l'emozione, però è anche vero che l'emozione cambia molto in base ai contesti e quindi ogni volta bisogna sapersi riadattare. Quindi è comunque un lavoro continuo. Se li chiedessi quale animale si sente, mi darebbe una risposta un po' scontata oppure <ride> immagino che parliamo di farfalle, probabilmente. <ride> Beh, diciamo che questo bellissimo animale ci è stato così, quasi casualmente attribuito proprio dopo la medaglia di Atene che è stato il momento in cui la ginnastica, forse la ginnastica ritmica, ha avuto la, il suo momento di risonanza maggiore perché è stata la prima medaglia olimpica in assoluto e in effetti è mh, un animale che rispecchia molto, molto il nostro essere in quanto atlete dall'aspetto molto fragile perché ecco, magari ci si vede magroline sembriamo quasi sul punto di, di volare via con un soffio di vento ma in realtà siamo molto forti e... E anche il tipo di disciplina al quale ci siamo dedicate è una disciplina forte che richiede molta forza ma molto molto delicata, eh, raffinata, elegante, quindi questo è un connubio perfetto. Sic sicuramente è un, è un animale che mi continua ad accompagnare perché mi vedo ecco, un po' così dall'aspetto leggero ma dentro forte. Però penso comunque di essere in continua evoluzione, quindi allo stato attuale non saprei, forse sto anche mutando in qualcos'altro. <ride> allora, io mando una foto e poi ne parliamo. Va bene. Allora, parlavamo di Atene. <ride> Mi racconta i sacrifici che lei ha fatto per arrivare a vincere quella medaglia d'argento? Beh, i sacrifici sono stati sicuramente tanti. La fatica e il lavoro immensi, anche se ovviamente sono sempre scelte eh, alle quali nessuno diciamo, è obbligato, è stata una scelta fatta di cuore, quindi alla fine sì, sono sacrificio e fatica, ma rifarei tutto. Rifarei tutto e non solo perché poi sono arrivata a coronare il sogno della mia vita, ma per la bellezza del, di tutto il percorso che ho fatto. Perché poi, ovviamente, è facile parlare, lo rifarei, <ride> sapendo del lieto fine. Ma in realtà è stato un percorso meraviglioso. E il lavoro è stato tanto perché è uno sport che si inizia da piccolissime. Io ho iniziato a 5 anni, ma ci sono bambine che iniziano anche prima. E l'attività agonistica è anche molto precoce. E io, intorno agli 11-12 anni, diciamo che avevo già iniziato ad entrare nel circuito dei gruppi giovanili della nazionale e, e quindi gli allenamenti avevano già. Iniziato ad occupare la gran parte della mia giornata, frequentavo ancora la scuola classica, allenandomi poi tante ore il pomeriggio, ma era di fatto la mia attività principale. Quando è diventata diciamo, quasi professionista, com'era la giornata tipo? Allora, da, da quasi professionista, giusto quasi, perché nel nostro sport lo siamo per impegno e per lavoro, ma eh, non lo siamo ufficialmente. La giornata tipo è bella tosta, sono dalle 8 alle 9 ore di allenamento al giorno, suddivise in due sessioni, la prima la mattina che occupa tutta la mattinata dalle 8 all'1 e poi la seconda che inizia subito nel primo pomeriggio fino al tardo pomeriggio. Pausa pranzo brevissima fra i due. E ovviamente, questo da abbinare anche alla scuola. Con questi ritmi, ritmi di allenamento, era ovviamente impossibile frequentare la scuola classica diciamo, nelle ore della mattina. E quindi, avevamo uno staff di professori che venivano in albergo perché noi mh, vivevamo in albergo tuttora la squadra nazionale alloggia in un albergo e avevamo questa grande sala riunione adibita a scuola. E quindi, poi la sera, facevamo scuola con i professori. Ovviamente le ore totali erano inferiori rispetto a uno studente classico, però fortunatamente il fatto di studiare una, massimo due persone con ciascun professore ci ha permesso di farlo con una certa intensità. Poi ovviamente trovare spazio per lo studio personale era molto complicato, però io ho sempre tenuto tanto 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 alla scuola e quindi ogni buco era buono per portare il libro e studiare. E l'apice proprio dell'incastro l'ho avuto proprio l'anno di Atene perché era il 2004, io ho sostenuto la maturità lo stesso anno, a giugno la maturità e ad agosto le Olimpiadi. E io la sera studiavo praticamente in bagno <ride> perché era l'unica stanza in cui potevo chiudermi senza disturbare le altre, perché le altre poi avrebbero sostenuto l'esame dopo. E quindi niente, mi chiudevo in bagno e studiavo la, la sera fino a notte inoltrata. <ride> Per le ragazze, diciamo che l'adolescenza, la giovinezza, in quegli anni intorno ai 18 anni, passa anche tra i problemi della scuola, l'ansia per i compiti in classe, le interrogazioni, e i primi struggimenti d'amore. Lei come ha vissuto questa fase della vita? Beh, diciamo che le mie priorità erano un tantino diverse: nel senso che sicuramente la mia realizzazione principale era tutta puntata, le mie energie erano puntate nella, nello sport e quindi era allo sport che rivolgevo le mie emozioni più grandi, le mie ansie, le mie paure. Eh, però ripeto, l'istruzione per me è sempre stata importante, andavo molto bene a scuola, fino a prima di partire per il centro tecnico, che è appunto un centro tecnico permanente, la scuola l'ho sempre frequentata regolarmente e, e avevo molta paura all'inizio invece di questa nuova esperienza fuori casa di non poter continuare comunque a farlo con un certo impegno e mantenendo comunque quei risultati e quindi anche la scuola era per me un motivo di, di impegno e anche un pochino di ansia. Per quanto riguarda lato vita personale, i primi, primi problemi di cuore, quelli li ho proprio <ride> posticipati non c'era proprio tempo. La ginnastica era il suo tutto? Sì, noi avevamo un gruppo di amici che erano praticamente dei fratelli, era misto, ragazzi e ragazze, erano ragazzi fantastici che ad esempio il sabato sera quando noi magari potevamo anche uscire ma eravamo veramente stanche, non ce la facevamo, passavano la serata in albergo, non potevano venire su in camera, noi stavamo giù nella reception noi spesso scendevamo anche in pigiama e ciabatte, perché ormai quell'albergo era, era la nostra casa, quindi a volte si creavano anche delle situazioni un po' comiche. E loro venivano lì per farci passare il tempo, parlare. Quindi avevamo delle amicizie poche, ma molto belle e vere. Di fronte a questa vita, prima della medaglia di Atene, c'è stato un momento in cui lei ha pensato: no, basta, lascio tutto perché è troppo pesante? Sì, diciamo che i momenti un po' bui ci sono stati. Ovviamente la, la fatica è cresciuta esponenzialmente proprio con l'entrata in nazionale, anche se gli ultimi anni passati qui in società con l'Armonia d'Abruzzo dove sono nata e cresciuta. Ovviamente erano comunque tanto impegnativi, affrontavamo il campionato di Serie A che era per noi ed è tuttora la massima espressione di questo sport a livello nazionale, però riuscivo ancora a gestirla abbastanza diciamo, facilmente. In nazionale appunto il mio mondo è cambiato, i miei ritmi, le mie giornate e quindi ho avuto un pochino più di difficoltà, questo sì, eh, però devo dire che ehm, anche lì è stata questione di allenamento, di allenamento e soprattutto il fatto di ricreare un gruppo molto forte che mi ha sostenuto nel momento più più buio in assoluto nel quale appunto ho pensato di tornare a casa, che è stato l'anno subito prima delle Olimpiadi. Eh, mi sono rotta il piede, eh, noi quell'anno lì avevamo gli, Euro gli europei ad aprile, il mondiale di qualificazione a settembre, per l'anno dopo poi avere le olimpiadi. Io prima dell'Europeo, che sarebbe dovuta essere la mia prima gara in maglia azzurra, ho rotto un piede oltretutto in un modo stupido tirando durante il riscaldamento un calcio forte, non voluto ovviamente, a un'asta di ferro, ingessata, ferma, bloccata, salto l'europeo. A fatica rientro in squadra, recupero, eh, inizio ad allenarmi per il mondiale di qualificazione, quindi la gara in assoluto più importante, a un mese dal mondiale di qualificazione un'altra frattura all'altro piede probabilmente da sovraccarico perché ti rimane sempre un po' di paura se ne caricare nel piede appena appena guarito, quindi frattura da stress nell'altro, rimango a casa anche per i mondiali di qualificazione. Quindi un anno praticamente ferma. A casa, fra virgolette, perché a casa non sono neanche tornata, sono sempre rimasta al centro tecnico, andavo ogni giorno in palestra con le stampelle e il gesso, muovevo tutto quello che potevo tranne il piede per rimanere in allenamento, però vedevo sempre la squadra partire. E io, ovviamente, no. E a quel mondiale di qualificazione le ragazze si qualificarono con un, con un bronzo che è stato anche quello, il, il primo bronzo mondiale per la ritmica. E lì mi è calato quasi un velo nero davanti agli occhi perché ho detto: questa squadra è andata benissimo. Si è qualificata, perché mai dovrei rientrare io? Eh, vedevo l'Olimpiade come prima maglia in azzurro, un qualcosa di troppo. Troppo. <ride> mi mettevo nei panni dell'allenatrice e cambiare le pedine della squadra in un momento così delicato. Insomma, era un, poteva essere una mossa azzardata. Invece è stato un cambiamento che, che mi ha stupita, ma sono rientrata in squadra e quindi poi ho lavorato gli ultimi mesi. a Atene è stata la mia prima gara in maglia azzurra, quindi avevo la tensione, cioè non alta. <ride> di più. Mi racconta quel giorno, quel giorno, com'era? Quel giorno. <ride> È difficile da raccontare perché quando le emozioni sono così forti, io almeno non, forse non so neanche renderle tanto a parole. Fatto sta che ehm, quando arrivi nella, nel posto che rappresenta il tuo massimo sogno, perdere, perdere le staffe, perdere i riferimenti è molto facile perché veramente ti senti quasi ubriaca, no? E quindi cercavamo il più possibile di rimanere concentrate, nonostante il villaggio olimpico il contesto olimpiadi ti, forse ti distraesse, ma perché era talmente bello che avresti voluto passare le giornate ad andare in giro a passeggiare. Eravamo lì con il paraocchi, facevamo palazzetto, alloggio, alloggio, palazzetto, palazzetto alloggio, alloggio, era, eravamo entrate proprio in, in una fase di concentrazione massima. E provare, abbiamo fatto prima della gara un allenamento ufficiale in campo gara con già qualche giudice seduta uh, nelle loro postazioni e anche con il pubblico perché era possibile per il pubblico, acquistando il biglietto, andare a vedere anche questo, questa prova generale. diciamo E già lì l'emozione è salita alle stelle. Oltretutto, abbiamo, una, abbiamo avuto un problema tecnico, un problema con la musica, <ride> che anche lì avete detto: meno male che è successo durante questo allenamento e non in gara. Poi il, il giorno della gara è sembrato infinito e, e poi in realtà è volato. E, um, mi ricordo le ripetizioni infinite e serratissime nelle pedane di prova, perché um, al di là del campo di gara ci sono dalle 4 alle 6 pedane in cui tutte le squadre ruotano per provare i propri esercizi. L'esercizio dura due minuti e mezzo e spesso si hanno tre minuti nella pedana, quindi fai in tempo a metterti in posa, fare l'esercizio, andare via e passare nella pedana successiva. Quindi mi ricordo questa, questa staffetta da una pedana all'altra per, per rompere il fiato, per vincere la stanchezza. Perché la cosa paradossale era che fuori ci sembrava di morire per la stanchezza, però più ci stancavamo e poi più arrivava un momento in cui. La fatica spariva perché subentrava l'adrenalina e non sentivamo più nulla, quindi andavamo proprio come i treni, eh, ci facevamo guidare dall'automatismo, che è fondamentale nel nostro sport. E quindi poi la chiamata eh, dell'Italia, mi ricordo questo passaggio, questo corridoio lunghissimo, camminavamo lì strette strette con, con gli attrezzi, ciascuna con il proprio attrezzo in mano. Qualche secondo ferme. Non ancora visibili dal pubblico, noi avevamo il nostro momento per metterci in circolo. Eh, prendeva in genere la parola Elisa, la, il capitano, eh, con, insomma, per, per darci forza, ci guardavamo negli occhi, ma oltre lei nessuno parlava, era proprio una questione di sguardi, di scambi di emozioni e di forza dagli sguardi. Dopodiché ci chiamavano e noi entravamo compatte. E l'esercizio è volato, i due minuti e mezzo sono volati. E io mi ricordo che la, mh, mentre ero in posa, quei 5-6 secondi di posa statica prima che la musica iniziasse, ho pensato, ci sono, cioè, questo è quello che aspettavo da sempre, poi però ho cercato di accantonare subito quel pensiero e sono entrata in modalità allenamento, mh, nel senso ho cercato di... Fare l'esercizio, pensare all'esercizio con la tranquillità, relativa tranquillità, di un allenamento proprio, cercare di, di riacquistare di tutte le, tutti i miei punti di riferimento, anche solo immaginari, proprio di ricrearmi l'allenamento, il luogo d'allenamento per sentirmi confortevole, diciamo. E quindi poi da lì ho accantonato Olimpiadi, ho accantonato tutto, perché altrimenti veramente rischi che la testa ti faccia fare cose, cose strane. E quindi fondamentalmente è questo, è forse è più lavoro psicologico che fisico perché alle Olimpiadi si arriva allenatissimi, preparatissimi, con gli automatismi che veramente forse anche con gli occhi chiusi potremmo, potremmo svolgere gli esercizi e quindi il lavoro psicologico è la, forse la parte più dura e più difficile da gestire. Immagino che vincere un argento alle Olimpiadi sia meraviglioso, ma a mente fredda... Ci ho mai pensato che poteva essere un oro? Sì, ci ho pensato, infatti lo stava per essere. <ride> allora, noi gareggiamo, la ritmica alle Olimpiadi gareggia in due giorni, diciamo. Il primo giorno serve per qualificarsi alla seconda giornata delle finali. E noi il primo giorno c'è stato un momento in cui eravamo anche in testa. Quindi probabilmente avremmo potuto portare a casa anche un oro. E eh, infatti penso sempre che se la gestione della gara fosse come quella della ginnastica artistica, che è la nostra diciamo, sorella stretta, nella quale eh, gli atleti vanno a medaglia sia per i singoli attrezzi che per il concorso generale, noi da Atene saremmo tornate con tre medaglie, saremmo tornate con un argento sicuro, forse anche un oro e un altro argento o bronzo, poi insomma, tre medaglie probabilmente sicuro, invece... Nel nostro, il nostro concorso, la nostra gara, il nostro forma di gara prevede un'unica premiazione alla fine. Quindi sì, ci ho pensato perché in un momento Italia era sopra Russia, era sopra Bulgaria, era sopra Bielorussia. Fabrizio ha smesso al momento giusto oppure si è pentita perché avrebbe voluto fare qualche altro anno in pedano? Allora, psicologicamente eh, da un lato avrei potuto farne di altri. Mm, perché comunque ho smesso che avevo 25 anni e a quell'età eh, si raggiunge comunque una maturità, un modo di gestire la fatica, l'ansia, insomma, tutta una serie di situazioni in maniera molto più mm, insomma, appunto matura, facile. Eh, noi ad Atene abbiamo gareggiato, io avevo 19 anni ed ero la più grande, la più piccola non era neanche maggiorenne. Quindi ero un carico di emozioni pesante per bambine alla fine ragazzine così giovani. Quando ho smesso invece ero più grande e avevo fatto tante tante esperienze e sicuramente eh, avrei potuto affrontare dal punto di vista, di vista psicologico molto bene qualche altro anno, però era il lato fisico che un po' mi, mi è venuto a mancare perché è uno sport molto logorante e si diventa vecchiette presto. Poi per l'amor di Dio le cose si continuano a fare, però è palese una volta che una ginnasta in pedana la differenza di età. Ma lei si allena è ancora? Proprio... Sì, sì, mi alleno e cerco di mantenere, <ride> cerco di mantenere sì sì, la, quella che è la mobilità articolare che ci contraddistingue, ma lo faccio fondamentalmente perché non ne ho bisogno che sia corsa, che siano pesi, che sia qualsiasi cosa, però il movimento per me è rimasto un qualcosa di fondamentale. Andiamo avanti, se andasse a una, a una cena di sconosciuti, sì. come si presenterebbe, come, cosa direbbe di lei? Beh, sicuramente ehm, non potrei, non, sen, senza ne vantarmi o ne dover fare decantare chissà che cosa, sicuramente Uh, parlerei del mio passato sportivo, ma non per i risultati o okay, che, ma perché fondamentalmente penso che lo sport sia una grande scuola di vita e che sia in grado di plasmare anche gli individui, di penso che sia un bel modo di presentarmi perché forse si capiscono già tante cose di me, ma non appunto per decantare medaglie o altro perché in tanti aspetti della vita, tante persone fanno tante cose anche più belle e più importanti, però penso che sia un aspetto che mi descriva molto. Comunque l'abnegazione, la, la, la capacità di, di saper lavorare per raggiungere un obiettivo, il fatto anche di. mi piace molto lavorare in squadra, come ho sempre fatto nello sport, anche mi piace collaborare con le persone, conoscerle, eh, penso sia sicuramente un qualcosa che mi descriva. Sì, sì. E adesso Fabrizio Tuttavio, che donna è? Sicura, aggressiva, dolce, com'è? No, aggressiva no, <ride> non lo sono mai <ride> stata e a meno che veramente non mi facciano arrabbiare no l'aggressività non, non rientra assolutamente nel mio carattere Permane sempre mh, comunque un, una base di, uh, di, di timidezza, di riservatezza ma non timidezza perché ripeto mi piace molto conoscere le persone però di riservatezza e, mh, sono una persona piuttosto tranquilla, mh, mi piace fare cose molto semplici, leggere, mi piace scoprire anche posti nella nostra regione, viaggiare, mi piace il mare, mi piacciono cose molto, molto genuine. Ecco, non, non ho strane <ride> idee per la testa. C'era qualche mania, qualche ossessione, che ne so, tipo basta l'aspirapolvere ogni 10 minuti? Allora cose per l'ordine e la pulizia sì, sono... <ride> <ride> sì per l'ordine e la pulizia sono maniacale e probabilmente questa pandemia ha anche peggiorato la situazione perché sto sempre a pulire, poi con una bambina piccola che, che gattona, per. no gattona ormai cammina, però mette in bocca qualsiasi cosa trova, sto sempre, sì, sono sempre stata molto ordinata ai tempi della, della convivenza con le mie compagne di squadra in albergo e, per parecchi anni sono stata compagna di un, in stanza con un'altra mia amica che invece era tut, in tutto il mio posto, piuttosto disordinata, caciarona e, e quindi lei rimaneva meravigliata da, da come io potessi inscatolare e far entrare tutto perché noi in albergo avevamo un armadio piccolissimo quello che si trova negli alberghi, insomma, però ci dobbiamo mettere tutto il nostro guardaroba per tutto l'anno, considerando che solo di tute avevamo probabilmente un tir e io riuscivo a far stare tutto ovunque e quindi avevo proprio questa capacità di scatolare, organizzare, lei che rimaneva così e gli facevo le lezioni. Capisce qual è il suo pregio? Allora, il mio pregio penso che possa essere la calma, la calma, sì, sì. Un difetto lei ce l'ha? Probabilmente anche la calma. <ride> no, scherzo, però sì, a volte mi rimprovero che a volte dovrei essere, dovrei farmi sentire un pochino di più, invece tendo sempre a eh, forse un pochino a mettere tutto quanto dentro, a, ad aspettare che le, che le acque si calmino, a, sono molto diplomatica. Invece a volte bisogna essere un pochino più. andare un po' più di pancia. Ha ragione, Invece io, è colpa della riservatezza. Sì, 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 sì. Io elaboro, sto calma, anche se fuori c'è il mondo, sono calma. Poi magari scoppio anch'io, eh, perché poi a un certo punto bisogna scoppiare. E forse con mia figlia un po' sto cambiando, spero di cambiare sotto questo punto di vista. Non totalmente, però quel pizzico che serve. Vediamo. Eccola! <ride> Com'è cambiata la sua vita da quando è diventata mamma? Tantissimo, tantissimo. Come penso cambi la vita di, di ogni donna, di ogni uomo, di ogni papà, qualsiasi sia il background, eh, il contesto lavorativo. Il mio si è stravolto poi in maniera particolare, perché eh, anche dopo comunque l'attività agonistica ho sempre viaggiato tanto per vari tipi di impegni. Uh, con il teatro, gli spettacoli, tante cose, preparavo la valigia e la disfacevo, era un continuo, gli stagi in giro per tutta Italia, ero sempre in movimento, non avevo una routine, generalmente ero più libera durante la settimana e poi magari il weekend lavoravo, era mh, tutto un divenire, no? E, no, e non me ne facevo neanche un problema, anzi forse la routine la vedevo un po' come <ride> uno spauracchio. E invece, con lei la routine è fondamentale, è diventata fondamentale, quindi, alcune cose le ho dovute mettere momentaneamente, non voglio dire in disparte. Sono custodite in una scatola, ho cercato di crearmi il più possibile una quotidianità che mi permetta di lavorare, ma comunque di starle, di starle vicino perché. Uh, le mamme hanno tutto il diritto, ovviamente, di non abbandonare uh, o comunque di tralasciare il proprio lavoro se lo vogliono per uh, uh, qu quando nasce comunque un bambino. Io ho intenzione, voglio lavorare, ma non voglio perdermi neanche niente di lei, voglio stare tanto tempo con lei. Ho la fortuna di potermi destreggiare bene eh, e riuscire a fare entrambe le cose. Eh, però, ovviamente, la giornata vola via in, in un attimo, nonostante mi sembra di fare molto meno rispetto a una volta. Eh, perché alla fine casa lavoro lavoro casa eh, però effettivamente è molto molto impegnativo e il tempo vola lei ha fatto una vita di sacrifici per lo sport in astratto per sua figlia lei vorrebbe una vita più normale come quella che possono fare le ragazze mm -hmm. oppure vorrebbe che gareggiasse ai suoi livelli ci sto pensando tanto ma in realtà mh, penso sia difficile deciderlo da ora, mh, perché sarebbe anche tanto importante capire come si, si svilupperà anche un po' la sua personalità, quali saranno le, le sue attitudini. Uh, io sicuramente tengo tanto tanto e terrò anche in futuro al fatto che faccia sport, qualsiasi esso sia, ma perché lo ritengo... Uno, insieme all'istruzione è il tassello fondamentale e ovviamente sarei contentissima se gli esse la ginnastica, nonostante questo poi eh, vorrebbe dire, se poi decidessi anche di farla ad un certo livello, rinunce, sacrifici eccetera, eh, io sarei contentissima, però ad oggi dico che mh, non cercherò di forzarle in nulla, eh, perché penso sia un grosso errore perché poi finché i bambini sono piccoli magari fanno anche quello che il genitore decide di fare ma poi dopo un po' il malessere inizia a venire fuori, la scontentezza e eh, non è giusto insomma io mi sono realizzato, ho fatto il mio percorso non devo assolutamente proiettare su lei nulla se decidesse di farlo sarei felicissima ma non dovesse essere sarei felice lo stesso però sicuramente lo sport avrà voce importante, come formazione, non come per forza risultati e medaglie. Eh, non voglio partire con uh, grosse pretese, anche questo penso sarà un divenire. Ora come ora sembra molto <ride> attiva e anche portata, scherzando cerca di copiarmi, ogni tanto a casa gli faccio vedere le cose, però ecco, pian piano, passo dopo passo. Ho visto che lei condivide molte foto sui social con, sì. eh, con sua figlia. Le, sì. le piace mostrarsi mamma? Sì, sì, sì. Non, non, non pensavo, nel senso che io eh, fino a qualche anno fa mh, facevo fatica a vedermi mamma. Non pensavo di avere un grosso spirito materno, in realtà, forse o per la vita che avevo fatto. Non, non, pensavo in grado, non, non credevo potessi essere in grado di, di gestire una bambina, di poterla crescere con tutto l'aiuto del mondo, perché si sa che per crescere un bambino ci vuole un villaggio. Quindi, eh, facevo un pochino fatica, magari mi vedevo in tanti altri ruoli, ma in quello di mamma faticavo. E invece questa è stata l'ennesima conferma che a volte nelle cose bisogna ritrovarci, sì forse bisogna, non dico buttarci, sì, però se poi si sta a pensare a tutti, a tutti se, a tutti ma, a tutti contro, poi ci perdiamo tante cose belle. E invece questa è stata una cosa che forse inaspettatamente mi ha fatto scoprire un lato di me eh, che non pensavo di avere. Poi ovviamente farò mille, mille errori come madre, ringrazio il Signore di avere i nonni vicini, la famiglia, il marito, eh, perché sono fondamentali, però insomma sta crescendo su bene, penso quindi che... Che mamma! <ride> è? Lei che mamma! È? Ma io sono una mamma, allora mi piace molto giocare con lei, quindi sono a giocherellona sicuramente. E, um, Cerco di lasciarla libera il più possibile, di non starle troppo addosso, ovviamente per le cose fondamentali sì, però mi piace farla sperimentare, anzi in realtà ho un po' sofferto perché lei è nata in pieno Covid e quindi in realtà tante cose che avrei voluto fare non ho potuto farle per via della chiusura di qualsiasi attività, quindi in realtà poverina lei è stata a casa, al massimo la portavo un pochino fuori nei dintorni, eh, però ecco... Mi piace l'idea, mi piacerebbe anche insomma nel futuro prossimo poterle far provare tante cose, farla viaggiare, eh, non vedo l'ora di fare un viaggio con lei ad esempio, anche se da un lato un po' mi spaventa, eh, perché ho sempre viaggiato da sola o comunque con persone adulte, quindi ovviamente è tutto molto più semplice, con una bambina così diventa complicato, però è una cosa che non vedo l'ora di fare. E invece sua madre con lei che mamma è stata? Mia mamma è stata una mamma super presente lei praticamente ha dedicato ogni giorno ogni giorno a me perché alla fine è, è, è vero che io pian piano poi ho, ho spiccato il volo e sono andata via di casa ma finché sono rimasta a casa è stata lei che mi ha sostenuto fisicamente portata di qua di là gli allenamenti mi ha sempre motivato tantissimo e, Ovviamente anche, anche il mio papà ha la stessa cosa, sono stati due genitori fenomenali eh, nel mio percorso sportivo e non eh, sono stati sempre molto molto presenti, ma eh, dandomi anche quella, quella libertà di sbagliare, di sbattere la testa quando era necessario per capire che insomma, avrei dovuto agire in modo diverso, e, però non mi hanno mai mollata mai 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 mai, sempre stati vicinissimi, io a loro devo tutto. Perché probabilmente è vero che è l'atleta che, che costruisce il proprio percorso, però il background, la famiglia penso che, che sia di un'importanza uh, speciale. Cosa ha insegnato suo papà? Eh, il mio papà è stato un, uno sportivo, professionista, e quindi sicuramente nel. Per quanto riguarda il mio percorso sportivo eh, mi, ha, mi ha insegnato soprattutto penso la, eh, la, la calma, il fatto di affrontare le cose con, con lucidità, ehm, senza magari fasciarsi la testa prima, affrontare tutto passo dopo passo, valutando tutto, procedendo con calma e cercando poi di superare tutte quelle difficoltà, infortuni, e cose varie che si, che si sono poi presentate durante il mio cammino, anche lui ha avuto esperienze simili e quindi ha saputo consigliarmi bene ecco, sul, sul come reagire, sul come, sul come fare, anche se poi ovviamente tutto sta nel carattere dell'atleta perché mh, rialzarsi poi in determinate situazioni è molto complicato e, e poi sta a te, sta a te. Però eh, avere una persona vicino che ha vissuto quelle cose, che sa magari qual è la strada o comunque la direzione giusta da imboccare è di grosso aiuto. <ride> lei si è realizzata nello sport e quindi come vi diceva prima, magari all'epoca ogni, ogni energia era rivolta proprio alla, alla ginnastica sì. e l'amore quindi non aveva sì. un, no. un, peso, un peso importante. Oggi no. quanto conta l'amore per lei? Beh, vabbè, poi ovviamente anche lì, eh, chiuso o comunque voltata a pagina, eh, eh, è, arrivato, è arrivato anche quello. Eh, che poi in realtà anche qui è arrivato tutto un po'. All'improvviso sono quegli incontri che sembrano quasi uscire fuori da un romanzo, no? quelle, quelle situazioni che come manco a immaginarle, le stai a. Cioè non, non penseresti mai, ma io in realtà ehm, dopo appunto, la carriera agonistica ho iniziato a lavorare con una compagnia eh, con la quale insomma, abbiamo intrapreso diversi progetti sia in ambito teatrale che televisivo. E mi ricordo un anno, era dicembre, ero in montagna per eh, passare il Capodanno con le mie ex compagne di squadra, il primo gennaio mi arriva la chiamata dall'agenzia eh, chiedendomi se potevo... Il giorno dopo essere subito a Roma per in realtà sostituire una persona, in questo caso un ballerino americano che doveva far parte del cast della trasmissione di, di Amici, e che aveva avuto problemi col passaporto, non mi ricordo, aveva fatto sta che serviva per il primo serale, la prima puntata delle delizioni serale della trasmissione, serviva questo rimpiazzo. Che io lì per lì ero in montagna, mi stavo divertendo. Non avevo mai collaborato con ballerini, ballerini, innanzitutto americani ancora, quindi era una cosa che un po' mi lasciava un po' titubante perché detto, forse non sono neanche in grado. Però ho detto, vabbè, sai che c'è, andiamo. <ride> quindi, il tempo di metter via il materiale da sci sono andata a Roma, ho fatto questa esperienza di una settimana insieme a questa compagnia americana. E quando poi abbiamo fatto le prove generali in studio insieme a tutti gli altri ballerini o staff della trasmissione c'era anche <ride> quel ragazzo lì e quindi siamo conosciuti lì praticamente ci siamo parlati dopo la trasmissione io il giorno dopo però in realtà sono ripartita e mi ricordo che non gli avevo dato neanche il numero di telefono ci siamo sentiti su facebook <ride> E poi vabbè, un messaggio gira l'altro, ci siamo rivisti perché io poi sono dovuta tornare lì agli studi per, uh, perché c'era la possibilità di ripetere una, una performance, un'esibizione, quindi ci siamo rivisti di nuovo e poi da lì piano piano ho ingranato, però è stata proprio cioè, una cosa che non avrei mai immaginato perché io non dovevo essere lì, <ride> no. Cosa le piace di suo marito? Beh, Antonio è una persona, allora sicuramente mi piace il fatto, ci siamo trovati, diciamo che in lui ho trovato diversi punti in comune perché abbiamo avuto una, anche un passato simile, perché lui ha studiato, insomma viene dal mondo della danza, che ha, ha un comune denominatore importante con la ginnastica, sono due, uno sport e un'arte molto affini fra di loro. E che comunque danno poi una forma mentis, un modo di pensare, molto diciamo, ben delineato. E, e questo ci ha fatto trovare dei punti in comune molto interessanti. Poi è anche bello poter parlare con un uomo di danza o vedere che magari anche lui piace vedere un balletto o una, una forma d'arte che magari uno dice un pochino più femminile, una cosa più da, da donna, invece grazie a Dio abbiamo capito che non è così. E Quindi abbiamo questa parte, questo background in comune, è una persona estremamente intelligente, molto razionale, è una persona che dà sicurezza, mi sono sentita sempre molto al sicuro con lui. In un momento della mia vita in cui magari ecco, cambiavano tante cose perché avevo smesso di fare ginnastica, avevo iniziato a studiare l'università, non sapevo bene cosa voler fare della mia vita, facevo tante cose nell'attesa di, di capire anche poi quale sarebbe potuta essere la mia strada. Ecco, in un momento un po' di disorientamento, anche se ho fatto cose bellissime. E la sua vicinanza mi ha, dato, mi ha dato un punto fermo, mi ha dato la sicurezza. Sì. Cambierebbe qualcosa di suo marito? Di mio marito? E allora... <ride> ma come sarà... tutti ha pregi e difetti. <ride> diciamo che è un po' una testa dura. <ride> Ogni tanto sì, ci scontriamo un po' su questo, perché ovviamente quando pensa che una cosa nera è nera. E quindi, magari qualche volta gli devo far vedere un po' le sfumature che ci sono. Sì, forse è un po', un po' cocciuto. Mm. Sì. Vabbè, ci sta. Però ci sta, come ecco, io magari non lo, non lo sono, comunque, invece sono molto più accondiscendente, che dico, ripeto, un pregio, un difetto. Lui dall'altra parte è totalmente il mio contrario. Sì, sì, sì. È molto più cioè, presa di posizione, molto più, sì, tosto. Fabrizio, qual è il suo talento? Il mio talento, beh, <ride> diciamo che ehm, per tutta la durata della, della mia carriera sportiva ho pensato che il mio talento fosse fare bene la ginnastica perché effettivamente i risultati importanti sono arrivati e quindi avevo un pochino diciamo eh, messo i paletti intorno a quel talento lì lo vedevo abbinato o comunque inerente soltanto alla ginnastica poi con tutte le altre esperienze che ho fatto eh, forse forse potrebbero essere un pochino la, mh, il fatto di sapermi non voglio dire trasformare, però adeguare a situazioni diverse, perché alla fine ne ho provate tante, tutte molto diverse fra di loro, e nonostante avessi sempre una paura pazzesca di far brutta figura, di combinare macelli, poi alla fine me la sono sempre cavata, quindi probabilmente l'adattamento, la capacità di adattamento. E adesso cosa le piacerebbe fare? Beh, in questo momento eh, diciamo che ho acquistato come anche già avevo detto prima, un pochino più di regolarità eh, con un lavoro, diciamo, che è anche un pochino diverso da tutto il resto che ho fatto negli anni, negli anni passati. E mi sta piacendo perché anche lì sto scoprendo una nuova parte di me, sto imparando nuove, eh, nuove abilità, diciamo, nuovi skills. Però, eh, diciamo che non si può negare quella che è la propria natura, quindi effettivamente anche adesso, con la fine della pandemia e riaprirsi un po' delle possibilità mi piacerebbe poter anche tornare a fare qualcosa di questo tipo <ride> riprendere un po' le vecchie abitudini anche magari aspettare che cresca un pochino mia figlia perché alla fine sono anche lavori questi che portano via tanto tempo trasferte lunghe ovviamente con una bambina piccola adesso non, non me la sento tanto però un domani magari mi potrà anche accompagnare poi è vero non potrò farlo in eterno però finché si può mi piacerebbe magari rifare qualcosa così ho visto un vecchio articolo scritto da un mio collega del centro, Rocco Coletti, sì. e in occasione del, della partenza di una tournée teatrale e in questa intervista lei diceva: Non sono una Belen. <ride> non sarò una Belen. <ride> L'ho trovato anch'io quel titolo <ride> l'altro giorno sfogliando. Un, ah perché mia mamma è fantastica, mi ha fatto una collezione di album, di fotografie con tutti gli articoli di giornale. Un album gigantesco. Ma, sì, no, è praticamente una libreria piena di album. E proprio l'altro giorno, sfogliando perché è stato appunto abbinato all'edizione all di Sanremo, mi sono venuti in mente tutti i ricordi anche dell'apertura che feci io. Sì, effettivamente c'è stato questo, questo titolo. Ma perché non so se è stato quell'anno che forse Belen è andata al, al festival, io non me lo ricordo neanche. Fatto stasi che. Io mi sono sempre sentita molto poco diva, anzi ho sempre temuto di fare troppo o di apparire troppo, ho sempre, eh, diciamo, c'erano delle situazioni che un pochino mi avrebbero potuto mettere a disagio, le vedevo comunque lontane da quelle che, che è la mia personalità, quindi quell'ambiente quel sai... Uh, ultra luccicante della televisione con queste super donne io mi sono sempre vista molto diversa in realtà soprattutto in quegli anni lì che venivo da, da una vita passata in tuta con, con, con lo scignone in testa struccata cioè non mi vedevo proprio donna uh, come poteva essere con una, una belen quindi Ero in tv, facevo diverse cose per la televisione, molto belle, ma con un tipo di immagine molto diversa da quella della showgirl, ecco. Ultimamente hanno criticato Belen per la sua immagine. Sì, Hai quindi... sentito? Siamo su due cose diverse. Sì, sì. Va bene. E guarda la tv. Io sì, la guardo adesso un po' meno, però sì, sì, la guardo, guardo un po' di tutto. In realtà, dall'informazione ai film, programmi di intrattenimento, sì. sì. Cosa le piace della TV? Mm, di più? Ma in realtà prediligo, ma perché fondamentalmente la riesco a guardare la sera, quindi se riesco a trovare un bel film che mi piace, vado per i film in realtà. Poi se posso vedere lo sport di alto livello. <ride> Mi piace da morire, anche se poi ovviamente lo sport dal vivo è un'altra cosa, un cosa, però ad esempio quando ci sono mondiali, olimpiadi in tv, si fanno anche le nottate, quest'estate le sveglie puntate alle 4, alle 5 per vedere le gare, però fondamentalmente sono piuttosto tradizionalista, davanti alla tv mi piace rilassarmi. Sì. Ma lo guardava il reality dedicato alla ginnastica, quello che si chiamava ginnaste vite parallele? Sì, l'ho guardato, uh, l'ho guardato e trovando ovviamente tanti, cioè, rivivendo tante situazioni, uh, perché ovviamente sono, sono due tipi di ginnastiche, definiamole molto diverse, ma facciamo parte della stessa famiglia, e in realtà poi una sorta di, di esperimento, di pre-esperimento l'ho vissuto in prima persona perché prima di questo eh, Ginnaste Vite Parallele con la mia squadra, eh, quindi con quella di Ritmica, abbiamo fatto un prototipo di reality che però poi ehm, ebbe modalità di trasmissione un pochino meno. forse ebbe un po' meno successo, anche forse per eh, fasce orarie, non so, però venne questo ex atleta dell'aerobica a farci questi, questi video H24 fra palestra, fra a casa, cioè nelle stanze d'albergo, a scuola, riprendevano ogni singolo attimo della nostra giornata e con ovviamente poi interviste extra, e, oltretutto è capitato in un momento Forse interessante per il pubblico, non proprio comodissimo per noi perché eravamo in partenza per i mondiali e gli allenamenti prima della partenza si sa che sono un po', po tossi sotto tanti punti di vista, si è tutti più nervosi e quindi avere anche le telecamere che giravano eccetera non è stato molto semplice da gestire, però ad oggi che ho la possibilità di rivedere quei video eh, mi reputo molto fortunata perché effettivamente sono forse gli unici video che abbiamo proprio degli allenamenti e adesso riguardarli è bellissimo e quindi abbiamo fatto sì questo quest esperimento e penso che siano state delle, delle scelte vincenti, Ov ovviamente soprattutto ginnaste e vite parallele mh, perché hanno dato tantissima visibilità allo sport, ai ginnasti in primis perché comunque ad oggi di ginnastica se ne parla e se ne parla tanto, però in quegli anni lì non ci si vedeva quasi mai, comunque anche quando c'era una grossa vittoria non parlo ovviamente delle testate locali ma sui giornali nazionali c'era sempre sai, il trafiletto che arrivava dopo tutti gli sport no? invece quel reality è stato è stata una, penso una, una tappa miliare per, per la visibilità della ginnastica della federazione e se adesso la invitassero per un reality ho visto che tanti <ride> suoi colleghi olimpionici hanno, sono andati in televisione andati. per esempio al Grande Fratello lei ci andrebbe al Grande Fratello? no, no non credo ce la farei <ride> no, no. Mm. la vedo una situazione, un contesto molto lontano da me, anche perché poi lì probabilmente non lo so, però immagino che anche per, mm, per rendere il tutto più interessante molte cose le si facciano anche, sai... Mm, non voglio dire programmate, però bisogna essere anche un po' attori in quella casa. Si parla tanto di sincerità, ma penso che poi tante dinamiche vengano costruite anche un pochino a pennello, sai, per, uh, per attirare l'interesse del pubblico. Io non sarei in grado, io non so fingere, non so... Infatti, ecco, se c'è una cosa che penso non potrei mai fare, fare mai l'attrice. Non, so... <ride> non so fare e dire cose che che non penso, comunque magari ci provo, ma si vede tale quale, da, da, dalla faccia, dagli occhi, quindi è un, è un contesto nel quale penso soffrire parecchio. Quando sta, quando sta su Facebook, su Instagram, cosa guarda? Allora, io sono un'appassionata di fotografia, mi piace tanto la fotografia, infatti dico sempre che insomma, vorrei un domani iniziare un corso, mi piace tanto, quindi in realtà... Questi i social, mi hanno interessato, cioè mi hanno attratto fin da subito, forse soprattutto Instagram, che è nato come social alla fine più che altro basato sulle fotografie, per vedere belle immagini. Ma di qualsiasi cosa, natura, moda, a me piace anche molto la grafica, il design, quindi in realtà è la parte prettamente di immagine che mi interessa, che mi piace. E poi ovviamente in nel corso degli anni si sono trasformati i social, sono diventati dei mezzi anche di, di lavoro no? con i quali anche si riesce a, a lavorare. E, e quindi la visione degli stessi è un po' cambiata. Però fondamentalmente mi piace raccontarmi, eh, quindi mi piace per questo, non per farmi i fatti degli altri assolutamente, e per vedere delle belle immagini, sì, di sport, di proprio. Più che altro per un piacere visivo, sì. Ma un'olimpionica, eh, mica c'erano gli odiatori i seriali, gli haters, no? Ma ai miei tempi non c'erano. Ma perché fondamentalmente, io non, non so se ci sono, se, se c'erano anche all'epoca forse, ma non avevano modo di, di, di palesarsi, di, 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 di esprimersi pubblicamente, perché effettivamente non c'erano i social. O forse era ancora forse una disciplina, ecco, talmente tanto poco, forse visibile, che dava, suscitava poco interesse, questo non lo so. Mi ricordo all'epoca c'era un unico canale in cui mh, il pubblico, mh, le fan, potevano comunicare ed era un forum, c'erano i forum. Uh, Uh, adesso non so, sì, probabilmente esistono ancora adesso però prima era l'unica forma e quindi ogni tanto da questi forum veniva fuori qualche commento, eh, ma non mi piace ma perché lei, così, però insomma robe voglio dire molto tranquille, non, non c'era questa, questa aggressività questa rabbia che oggi veramente a volte spaventa, a volte oggi sì, si leggono di quelle cose pazzesche e quindi forse prima forse era meglio <ride> ma non perché le persone non debbano potersi esprimere, ma perché bisogna sapersi sapere cioè, bisogna sapersi esprimere, con, uh, sempre con contatto, con rispetto, perché non, si sai, non, si sa non sai mai chi hai dall'altra parte dello schermo. Tu vedi delle performance, ma non sai tutto quello che c'è dietro, non sai il carattere, non sai il background. E prima di poter esprimere un giudizio bisogna analizzare bene tutto, tutte le, le variabili, tutti gli elementi, e da uno schermo non si può fare. Ma c'ha ragione, è vero. Se lo ricorda il 2006 uh, Festival Bar uh, <ride> questa neanche io ce l'avevo questa foto allora io stavo lavorando. Stavo lavorando oh, per il Festival Bar sì. per fare un servizio. Io la incontrai <ride> e le chiesi: Fabrizia, mi dice la sua top 10? E lei. Oddio, che, che top 10 ti ho dato. <ride> la, la top 10 delle canzoni del Festival Bar dell'epoca, ah, okay. certo, certo. Mm. Musica... Se, se ci fosse il Festival Bar oggi, mm. ancora oggi, quali sarebbero le sue canzoni? Allora io sono un pochino vintage per quanto riguarda la musica, no? devo dire che al giorno d'oggi faccio un po' fatica a trovare della musica che mi piaccia, sono rimasta molto ancorata ai grandi classici, uh, Pink Floyd. Sarà che forse la musica che ascoltavo quando andavo in macchina con papà, no? Che erano la musica che ascoltavo durante i viaggi lunghi, che con papà partivamo anche 12 ore di macchina, arrivavamo a Parigi in macchina, a volte mi ricordo questi viaggi lunghissimi. E sono, sono cresciuta con della bella musica e quindi in realtà mi piace molto la musica non proprio recentissima. Mi piace rock, ma più le ballate rock. Eh, mi piacciono dei più recenti Coldplay. E, um, però ecco, se devo dirti cosa mi fa venire la pelle d'oca, probabilmente ti direi Pink Floyd. Quindi Potrei ascoltarli ininterrottamente. Sì, poi, ovvio, ci sono dei pezzi che ogni tanto mi piacciono, però faccio fatica a trovare un cantante che mi piaccia poi sempre in un periodo di tempo insomma un pochino più, più lungo che non sia il tempo di una stagione e di una canzone. E, e poi mi piace molto ascoltare le colonne sonore. Io il mio più grande desiderio è andare ad un concerto, che non è il concerto di un cantante, di una band, ma il concerto di Jan Zimmer, che è un grandissimo compositore che sta praticamente dietro le più grandi colonne sonore, come quelle del Gladiatore ad esempio. Sono oltretutto musiche che noi spesso abbiamo utilizzato come atlete. Quindi sarà anche per questo che mi riportano alla mente, sai, tante, tante emozioni, tanti pensieri belli. E io lo ammiro perché penso sia un artista pazzesco. Non, non c'è stato un pezzo che non sia stato veramente degno di un'ovazione. Un e il mio desiderio più grande è andare a un suo concerto live, quindi dove non c'è neanche voce, forse c'è qualche corista, ma è solo musica, sì. Allora, Fabrice siamo alla, alla conclusione, quasi ora di andare a letto, ma <ride> ce l'ha una canzone? Per augurare la buonanotte ai telespettatori di storie. Una canzone per augurare la buonanotte. Eh. Allora, se dobbiamo uscire dal da, dobbiamo andare, diciamo, oltre la, quella che è la, la, la mia band, il mio cantante, la mia band preferita. Attualmente. Ehm, una canzone che mi piace molto ascoltare, una cantante che ho sempre apprezzato e che purtroppo era sparita per un po', adesso è tornata, è Adele. Mi piace molto. Quindi po penso possa essere un buon accompagnamento non per, per la buonanotte. Sì, Malinconica sì, però non tutte le sue canzoni, però io adoro la sua voce, la, il suo timbro, la sua, anche il modo di interpretare. Eh, sono delle canzoni che mi, mi portano via. E quindi spesso non vedo solo la malinconia. E quindi, sì, magari una, una scelta, ma di Adele Fabrizia, grazie per grazie. essere stata con noi, grazie, grazie di aver portato te. in studio questa splendida medaglia. Se non l'aveva capito, io sì. sono un suo, un suo grande tifoso. Maccano <ride> è rimasta <ride> qua. Poi la voglio accarezzare questa medaglia, sì, e eh, questa è. Effettivamente a livello puramente materiale non vale, vale pochissimo, vale veramente poco, però per me è un valore inestimabile. Qui c'è concentrato tutto quello, tutto quello che ho fatto, effettivamente in questa piccola medaglia, che oltretutto ho anche notato che rispetto alle edizioni più recenti è tipo la metà di grandezza. Adesso fanno le medaglie che sono delle pizze. Ma se le offrissero un milione di euro? No, questa, questa non si tocca. No. Serio, no? assolutamente no infatti io spesso penso perché io, poi a me questa medaglia piace averla portata di mano per poterla appunto toccare prendere non l'ho messa in nessuna bacheca o cassaforte o nascosta chissà che no proprio in bella mostra infatti a volte penso ma forse non è una scelta tanto culata però in realtà è, ogni tanto ho bisogno di prenderla e, e di toccarla per capire che, che tutto è successo e che è tutto qui. È tutto vero. È tutto qui, sì. Grazie Fabrizia. Grazie e a te. Buonanotte, ci vediamo martedì prossimo.